fai un gesto intelligente. Rispondi al nostro invito. Vieni in uno dei nostri centri di prevenzione distribuiti su tutto il territorio. ASL Salerno. Chi si cura di te non ti lascia da solo. Mezz'ora al TG, in collaborazione con Istituto Banco di Napoli, Istituto Universitario della Mediazione Academy School, Hotel Romeo, Aldo Coppola. Manca pochissimo alle votazioni. Signori, siete tutti pronti per le regionali? Per concludere questo ciclo di trasmissioni, questo intero anno di Mezz'ora al TG, abbiamo deciso di porci un interrogativo. Lo poniamo anche a voi. E abbiamo un ospite d'eccezione. Che fine ha fatto la destra? Questo è il nostro titolo. Abbiamo una donna calabrese, né fascista, né missina, ma italiana. Donna Assunta, la vedova di Giorgio Almirante, fondatore del leader storico del Movimento Sociale Italiano. Ho detto bene, donna Assunta? Né fascista né missina? La sento, sì, la sento bene. Bene, né fascista né missina? Come? Lei come si definisce? Fascista o missina? O nell'uno né nell'altro? Ma io sono niente, sono un'italiana. Come dice lei, sono un'italiana calabrese. Sono un'italiana. Bene. Un'italiana a sette cavalli. Lei è pronta per le votazioni? Cioè, siamo a ridosso delle regionali. Per votare. Per votare, certamente. Posso chiederle dove punta? No, perché non è facile. E questa volta è molto difficile, perché io sono abituata a guardare la capacità degli uomini. Ecco. Non sono abituata solo a mettere la croce, perché la croce la portiamo tutti i giorni. E lei quindi vede... Quindi vado a mettere una croce se trovo un uomo all'altezza del compito, e mi auguro che ci sia, perché purtroppo... La nostra carenza italiana questa volta è questa, cioè non abbiamo più uomini degni di essere chiamati politici veri e autentici. Nel 1987 lei ha sponsorizzato Fini, la morte d'Almirante nel 88 non riduce questa ingerenza nella vita del partito di donna Assunta, che ebbe anche modo di criticare Pino Rauti? Quindi lei ha... Io non critico nessuno, perché per la verità non la sento molto bene, quindi quello che dico potrei parlare a bambera. Siccome non riesco a capire bene quello che lei mi dice, donna io Assunta, non sono in grado di potergli rispondere, ho capito solo i nomi. All'epoca, no, aspetti, all'epoca, l'87, fu lei a sponsorizzare Fini? Sì, è vero. E poi che fine ha fatto Fini? È sprofondato con la destra. Io non l'ho capito, purtroppo non si riesce a capire bene, mi dispiace doverglielo dire, però quello che gli rispondo a bambera, sento solo il nome Fini e basta. Ecco, non appunto, mi parli di Fini. E che gli devo dire di Fini? Io lo conoscevo, l'abbiamo scelto come prima segretario del fronte, dopo mio marito se l'è tenuto dietro perché aveva capito che era un giovane capace e bravo, e dopodiché è successo quello che è successo. Quindi è inutile che io gli faccio perdere del tempo facendogli una storia. Donna Assunta, io ho detto, che fine ha fatto la destra? La destra non c'è più, difatti io solo la destra come mano. Ecco, appunto. Faccio la croce e penso alla destra, ma la destra non c'è più. E Storace? Beh, Storace è partito pure lui con la destra, credo che siano in viaggio, non so dove vanno, Allora, lei ha detto di Renzi che lo vede meglio a Cinecittà. Beh sì, perché è un bel giovane, capace, senza però le mani in tasca, perché a me gli uomini con le mani in tasca mi danno sempre fastidio, perché credo che sia un gesto non molto bello, non è molto educato. Quindi non lo vedo come Presidente del Consiglio, perché questi giovani così nati improvvisamente, senza storia, senza precedenti, non possono nella maniera assoluta, un po' per l'età, un po' per la vita che hanno condotto, essere capaci di poter difendere uno Stato come il nostro, che è in decadenza e dove ci sono capacità e necessità assolute. È vero che lei, suo marito, doveva seguirlo attentamente, perché era un po' sbadato, doveva addirittura vestirlo, cioè preparargli tutto.
Sì, ma questa è una questione su quell'Etere che non hanno praticamente ragione. Era un uomo impegnato in cose molto più serie che l'abbigliamento, no? Comunque per cose molto più serie e poco capace mi provvedo io. Ecco, lei trova serio che Fini abbia chiesto a lei, dopo il furto del busto di suo marito dal cimitero, che le ha offerto un aiuto economico? No, non ho capito. Fini mi ha offerto una mano per quando hanno rubato... Esatto, esatto. È vero, è vero. Appunto, lei lo... è stato uno dei primi che mi ha chiamato perché era molto dispiaciuto per quello che era successo e mi ha chiesto se poteva essermi utile. Io l'ho ringraziato per la sua cortesia e ho provveduto già. Nel frattempo io vorrei cambiare titolo, facciamo le pagelle di Donna Assunta. Io le faccio vedere delle foto e le do dei nomi e lei a ognuno diciamo me lo descrive. Eccolo qui, lo vede, Renzi. Sì, questo è Coso. È Renzi. Ho capito. È Renzo, no? È Renzi, sì. E come lo qualifica? Beh, lo vedo che sta pregando Dio in questa fotografia. È in alto, quindi cielo, forse in chiesa. Ce n'è un'altra, vediamo subito l'altra foto. Berlusconi. Vediamo. Berlusconi, anche lui chiede aiuto, vede, sta con le mani aperte e dice aiutatemi. Ma è vero che Berlusconi voleva candidarla? Berlusconi, eh? Voleva candidarla? No, assolutamente una bugia. Mai parlato di candidatura con Berlusconi. Vediamo un'altra foto, la Meloni. Questa non si vede bene. La Meloni. Sì. Ho già visto, ho visto. Me la deve commentare, dico, mi deve dare un nome e cognome alla Meloni, che non è Giorgia Meloni. Devo confessarle che sul mio computer bene non si vede, vedo solo una mano con tre dita in alto. Non riesco a stabilirlo bene. Va bene, però mi può definire la Meloni? Chi è? Non si vede bene qui al mio computer. Giorgia Meloni. Ah, Giorgia Meloni, sì, però è col capello lungo che prima se l'è mossa nel fatto corto. Ho capito, è la Meloni, sì. Le piace? Sì, Fratelli d'Italia, no? Le piace? Italia si desta, perché lui sa benissimo, la russa sa che stiamo tutti dormendo e allora ha fatto l'inno in maniera che non ci svegliamo. Vediamo un'altra fotografia. Sì. La russa. La russa che ride sempre ed è un uomo allegro. Ma lui con la destra che ha fatto? Anche lui è della destra, no? È della destra della Meloni. Poi ce n'è un altro, Fini. Come? No, sa che non la sento bene, vado a indovina, Fini. Questo è Gianfranco Fini, no? Sì. Boh. È Gianfranco Fini? Sì. Ecco, sì. Secondo lei che fine ha fatto? Beh, io non lo so, non l'ho visto da parecchio tempo, quindi ci possiamo rivolgere a Lasciarelli, ce lo dice. Alemanno, vediamo Alemanno. Alemanno pure lui, bisogna rivolgersi a Lasciarelli, eccolo là, a Gianni. Adesso ci abbiamo... Credo che siano tutti in vacanza all'estero, no? Le dice? Sì. Con i soldi di chi? Con i soldi le strade non si vedono, sa? Con i soldi di chi? Questo è Alemanno, sempre Alemanno, ecco. C'ho sempre ad Alemanno io. Aspetti che ora arriva Grillo. Grillo. Ecco, Grillo che predica agli apostoli. Ma sono tanti però gli apostoli, sono parecchi, parecchi apostoli. Gesù ne aveva 12 appena. E gli sono bastati per creare un regno. Lui no, ce ne vogliono tanti per non creare nessuno. E adesso abbiamo l'uomo del momento, Salvini. Eccolo, Salvini che però predica, ma ancora di sostanza non vediamo nulla. Beh, però le posso dire... È quasi credibile per quello che dice. Però Donna Assunta, lui... Non predica bene, ecco. Donna Assunta, lui rispecchia un po' i canoni della destra d'un tempo, o sbaglio? No, non c'è nessuno. Per me non c'è nessuno, se ho capito bene. Perché le ripeto, può fare fatica se capirla, Vediamo un'altra foto, la Mussolini. No, abbiamo prima storace. Eccola, è arrivata. Io non le so dire della Mussolini, non so dirle nulla. Perché? Perché non avendone altro che farla votare quando era il momento a Napoli, restano
ho tanto da fare io e tanto da fare lei che non abbiamo rapporti. Adesso vediamo Berlinguer. Berlinguer è un'altra cosa, questo è un uomo di ieri, uno degli uomini capaci, un uomo degli uomini belli. Qui c'è una bella storia. Un uomo che stimavo molto, devo dirvi la verità, che stimavo moltissimo ed mi è molto dispiaciuto quando è arrivata la sua fine. Molto amico di suo marito. Molto, mio marito lo stimava molto e avevano una stima reciproca l'uno con l'altro. Ma è vero che loro andavano assieme, si incontravano e parlavano segretamente? Ma questo io non l'ho mai visto, quindi se segretamente come facevo io a saperlo? Vediamo la prossima foto, Veltroni. Veltroni era un uomo che a me era simpatico. Lo credevo anche un uomo capace e non lo so perché, ma si è addormentato. Evidente fa forse uso di sonniferi. Vediamo ancora una foto, Craxi. Ecco, Craxi era un grande uomo ed era anche nostro amico. Alfano? Lo conosco per niente. E però Alfano non è il nuovo... Ma non lo conosco, non lo conosco. Non ho il bene di conoscerlo, né ne sento la mancanza. Certo. Lei di Mattarella ha detto che è un grande uomo, un grande galantuomo. Grande. Speriamo che sia un buon presidente e che quindi ci possa dare una mano svegliandosi pure lui, perché la mano potente di un uomo capace, intelligente ci vuole in quest'Italia che dorme. Nel frattempo abbiamo al telefono il responsabile dell'Huffington Post, Giacomo Talignani. Lui ha fatto una discreta studio su che fine ha fatto la destra, vero Giacomo? E chi è questo? È un giornalista, è un giornalista. Lo sa che non si vede bene, non no, si No, aspetti, vede... aspetti donna Assunta, facciamo parlare Giacomo. No, più che uno studio sono stati articoli che tutta la redazione dell'Huffington ha scritto sulla fine della destra, su dove sta andando questa destra, però è vero quello che avete detto, è una domanda giusta, perché adesso parte Salvini che si vede no, in piazza spesso e che si può mettere come casella vicino alla destra, non si vede più nessuno di questo movimento. Ed il centrodestra proprio oggi Berlusconi ha detto, ma io non vedo nessuno a cui passare un testimone. Ecco, questo ecco, è interessante. Però, come domanda Giacomo, bisogna dire che il pezzo che io ho letto, molto interessante, sono 230 milioni chiusi a doppia mandata nella cassaforte della Fondazione da N. Insomma, i soldini ci stanno, il partito più ricco di tutti. Sì, beh, è un pezzo che ricostruiva un po'. Prendendo anche spunto da altri giornali, quelli che hanno i soldi o comunque il patrimonio della destra, un patrimonio che esiste ma che è bloccato per vari motivi e che comunque potrebbe dare una spinta per poter ripartire, però per via di litigi giudiziari e diciamo veti incrociati da parte di diverse persone, sono soldi che sono fermi lì, non partono e quindi probabilmente c'è bisogno che qualcosa si sblocchi a livello giudiziario. Poi non so come possano essere utilizzati, a chi andranno in mano, chi ne detiene come dire, il potere, però effettivamente in tutti questi anni la destra ha messo da parte un gruppetto non da poco. Donna Assunta, nessuno rubava, diceva lei, come facevano gli altri, tutti i soldi che andavano ai finanziamenti al partito, perciò esistono tanti soldini ancora alla destra? Certo, ti vedo che l'ha detto, chi è la russa? No, abbiamo in collegamento un collega, un giornalista. Ah, ecco. Infatti è l'unico partito che era povero, allora, all'epoca, l'unico partito povero era il Movimento Sociale Italiano. Strana cosa, dopo la morte di Giorgio Almirante, che non ha mai chiesto l'elemosina a nessuno, è rimasto il partito più ricco d'Italia. Sembra strano, qual è la ragione? Che ha lasciato 100 miliardi di beni immobili. Questi erano gli uomini onesti di allora. E non si mettevano i soldi in tasca, ma acquistavano bene perché giustamente lui pensava che siccome in Italia non ci fittavano le sedi per la paura che venissero praticamente bruciati, come succedeva, allora lui investiva per arrivare il finanziamento pubblico dei partiti. Oggi il partito si trova miliardario per opera in virtù di Giorgio Almirante. Ecco, Giacomo, e qui concludiamo, praticamente ci sono litigi giudiziari tra tutti i colonnelli, questo è il problema, nel senso che tutti questi beni e tutti questi soldi ci sono, bisogna capire come muoverli. Certo.
Sì, beh, ci sono, beh, ma poi voglio dire, da quando, ma non solo da Fiuggio, anche da prima, da vari movimenti in cui la destra si è spaccata, oggi si trova con vari partiti, no? E vari personaggi che avevano in mano una serie di milioni, si può dire tranquillamente, ma non solo in, voglio dire, milioni di liquidità, ma case, uffici, associazioni, gestione appunto proprio delle sedi del partito, che oggi sono lì e sono... Sì, Giacomo, in una disamina, secondo lei, per quale motivo la destra ha custodito tutti questi beni e questi soldini e la sinistra no? Questo non lo so dire, io dico soltanto che in questo momento, forse per il titolo di trasmissione che state facendo voi, che è interessante, bisognerebbe chiedersi se questi soldi fossero a disposizione, quale destra dovrebbe tornare a scuotere le coscienze appunto del popolo, dell'elettorato di destra, e chi dovrebbe essere sul leader. Questa secondo me è la domanda. Non so per quale motivo la sinistra sia la destra, no, o viceversa. Straordinario, grazie mille, grazie di essere stato nostro ospite. Dicevamo, adesso i colonnelli faranno a cazzotti. Così tanto, mi tolgo la curiosità, chi era che parlava? È il collega dell'Office on Post, si chiama Giacomo Talignani, persona straordinariamente interessante e intelligente. Certamente, se l'avete chiamato certamente lo è, non ne dubito. E il punto di domanda, quale destra può adesso mettere in moto non solo questi soldi, ma gli ideali della destra? Ma gli ideali sono sentimentalmente legati a tutti noi, quindi non sono in vendita e nessuno ce li può toccare. Ma il resto, le opere, se non ci muoviamo noi, non si muove nessuno. Di conseguenza dorme e la testa non c'è. Io ora le faccio vedere una cosa del suo Giorgio. Guardiamola insieme. Vediamo il più bel discorso che ha fatto. Questo nostro incontro di rinnovata fedeltà ha una importanza che supera tutti i precedenti incontri e che mi induce a sentire per voi un calore di riconoscenza umana, ma anche di sentire per voi e con voi, nell'animo mio, nella mia volontà, che è volontà di milioni di italiani, una capacità di riscatto, di ripresa, di rinnovamento, di gioia di vivere, sì, di volontà di ricostruire qui l'Italia, di ricostruire qui l'Italia. Davvero la disperazione e la rabbia e la protesta dei napoletani e degli italiani del Mezzogiorno in genere potrebbero avere degli sbocchi disperati se anche noi entrassimo a fare parte della onorata società mafiosa che governa e regge il nostro paese. Questo è il più bel discorso, ma era una piazza stracolma. Stracolma, questa è Piazza del Popolo o Napoli? E piazza, la prima parte era di Napoli, poi c'è stata Piazza del Popolo. Io ho preso un Napoli, Napoli era una cosa incredibile. Con le donnine che gli salivano e gli scendevano con le spalle vicino alla faccia e lo distraevano in una maniera incredibile, poveraccio. Ma lei si rende conto che questo non esiste più? Ma si rende conto come è sparito tutto questo mondo? Io questo mondo, sia della sinistra sia della destra, sono spariti tutti. Però Don Assunta è stata colpa loro, mi perdoni. È stata colpa loro che non hanno investito sugli uomini giusti. Sì, ma sono incapaci. Io ho l'impressione che non siano... Si sono trovati, per fortuna, avendo un uomo... Ecco perché l'uomo che stacca conta molto. Perché riesce a stabilire con loro un contatto anche con delle gente che ha la grande capacità e riesce ad emergere, capito? Ecco perché c'erano tutti quei parlamentari. Adesso che sono rimasti soli, senza capo, non hanno nessuno. Ecco, però il capo,
Il capo, don Assunta, evidentemente non ha trasferito ciò che possedeva, cioè il grande dono di dare, di fare per, tra virgolette, il popolo. Adesso mi sembra che stiano facendo quasi tutti per se stessi. Per se stesso, sì, prima lui si interessava, guardi, lui prima delle 3 di notte non andava a letto, rispondeva a tutte. Adesso se gli mandano una lettera, io ho dovuto chiudere senza fargli il nome, arrabbiarmi con un parlamentare che mi faceva venire gente che avevano appuntamenti con lui alle 11, alle 5 del pomeriggio, e poi i signori, come magari arrivavano da Rovereto o da Trento, mi diceva venite domani, dico ma ti rendi conto che non è possibile succedere domani, pensando che fatti che questi hanno lasciato la famiglia, dormono a Roma e spendono soldi oltre il treno domani, e lui ci sono molto arrabbiato. Quando gente che non hanno capito nulla, non sanno nulla, hanno pensato che la politica fosse una professione come quella di dire che vai in ufficio al 9 e mandare a casa all'1, capito? Don Assunta, ma secondo lei i politici lavorano? I comizi? I politici lavorano? No, ma che lavorano? Nulla, perché non ricevono, non fanno nulla alla Camera, quindi lei ha visto qualche riforma che è avvenuta? Io non l'ho vista. Beh, qualcosina ora però si vede, no? Un po' di scuola. Io, onestamente no, ancora non ho visto nulla. Trovo in campo comunale, sindaco di Roma ci fa le buche, tante che sono pure caduta, fortunatamente non mi sono rotta il tema. Ma la gente cade ogni giorno, tanto sono le buche e quante sporca Roma. Non assunta, quando lei vede queste immagini... Roma è Roma. Tutto il resto non mi sembra che ci siano delle leggi che abbiano favorito il popolo italiano. All'infuori che pagare tasse mi pare che non facciamo nulla. Quando lei vede queste immagini, cioè di suo marito... Certo, mi viene una tristezza infinita e dico Gesù, ma che cosa hai fatto? Essendo una cattolica praticante, sono solo disperata che non è riuscito ancora, sto benedetto Gesù, che amavano lui, a crearci, a mandare al popolo italiano un capo all'altezza del compito. Non c'è un capo. Sì, però, insomma, siamo proprio in chiusura. Io ho un'altra piccola sorpresina per lei, poi ci salutiamo. Bisogna pensare al futuro. No. Sì, ma come lo pensiamo il futuro se non abbiamo praticamente chi nominare? Quindi che siamo riunirci della gente di buona volontà e pregare il buon Dio che ci si disegni lui un uomo all'altezza del compito, perché è in campo generale, non è che sia in campo solo, diciamo, ex democristiano, è un campo generale che manca un capo all'Italia, no? Lei riuscirebbe mai a mettere la X sul PD? No, non l'ho capita. Riuscirebbe a mettere nel voto, no? Tra sé e sé, quando deve andare a votare, la X sul PD. Lei la metterebbe? E io no. La firma? No. Può votare PD? No, lo sa che non si capisce bene. È tutta una confusione questo benedetto. Lei può votare solo a destra? La destra non c'è, né vedo nessuno che possa sostituirla. Quindi vota PD? No, io non ho visto nessuno. No, non riesco a capire ancora. Ci sarà il momento che andrò a votare e sceglierò senz'altro l'uomo che potrebbe aiutarci. Però se non c'è in lista, io voto e basta. Voto la lista e non voto l'uomo. Questa ok, è la va bene. Quindi non ha colore politico l'uomo? No, non dovrebbe avere. Chi si mette a capo di una nazione come la nostra non deve avere colore politico, anche se nasce in una certa maniera lo deve lasciare a casa il suo abito e si deve vestire l'abito della nazione, aiutare tutti indifferentemente e metterci nella condizione di fare un lascia passare, soprattutto un piano di moralità, che è quello che manca. Siamo stanchi di vedere alla televisione donne che vengono ammazzate, siamo stanche, non è possibile che alla televisione apriamo e vediamo praticamente morti e basta. Abbiamo bisogno di un poco di coraggio, noi giriamo tutto, abbiamo paura adesso. E non si cammina per le strade, e ci vuole un uomo che abbia le palle, come si suol dire, scusa l'espressione, una donna che sia all'altezza del compito, perché ci sono anche delle donne capaci di sostituire l'uomo, quindi cerchiamo di capire, però questa nazione ha bisogno di un capo necessario.
Siamo in pericolo tutti. Adesso però, donna Assunta, io le faccio sentire e poi ci salutiamo una cosa, vediamo se la riconosce. Vediamo, un inno. Sentiamo. Io vorrei farvi vedere la faccia di donna Assunta, eh? Io vorrei farvi vedere l'espressione di donna Assunta. Donna Assunta, lei sta cantando? Sta cantando? Sì, stavo cantando pure io, perché le posso assicurare che ho una buona voce. Ah, e mi faccia sentire? No, la prego, mi faccia sentire? Siamo nati in un cupo tramonto, ma senza musica non è possibile. È vero. Io la ringrazio di essere stata nostra ospite. Speriamo, come ha detto. Grazie a lei e tante cose belle. Buona giornata. Speriamo, come ha detto, che arrivi un uomo con le palle, l'ha detto donna Assunta. Io invece in chiusura vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi per questo intero anno, soprattutto dello straordinario successo di Mezz'ora al TG. Ringrazio tutta la mia squadra. Il regista Pino Siciliano, Ercole Andriani, Daniele Montanino, Marianna Emilio, Ciro De Luca, Pino Siciliano, già avevo detto, l'ho ripetuto, Enrico Gorgoglione, Pietro Puzzone, Alfonso Torino, Mauro Lastrucci, la mia segreteria di redazione, Antonella Terminator Castaldo, in redazione Gianluca Castellano, Antonio Greco, Mirko Mazzola, Ferruccio Montesarchio, Vincenzo Vitale e Stefania Paone. Per la grafica Anita Caputo, per le riprese e il montaggio Domenico Fredella e Martina Russo. Grazie davvero a loro, grazie alla nostra squadra e grazie a voi di averci seguito. Ci vediamo con grandissime sorprese al prossimo anno. Arrivederci e buone vacanze. Mezz'ora al TG. Arrivederci da Istituto Banco di Napoli. Istituto Universitario della Mediazione Academy School. Hotel Romeo. Aldo Coppola. Credibilità, impegno, sviluppo. Con Stefano Caldoro, una squadra collaudata. Vince il governo del fare. Grazie ai nostri consiglieri per il lavoro che hanno fatto e guardiamo ora al futuro. Il 31 maggio, alla Regione Campania, scheda verde, vota la lista Caldoro Presidente e scrivi Gennaro Salvatore. Io, il 31 maggio, voto chi mi difende. Io voto Angelo Pisani. La mia libertà è andare dove voglio e di andarci come voglio. Rilassarmi, divertirmi o fare quello che mi pare. Anche perché risparmio da subito. Pago la metà o non pago affatto. Impossibile? No, Grimaldi Lines. Dai vita ai tuoi sogni. Fai un gesto intelligente. Rispondi al nostro invito. Vieni in uno dei nostri centri.